Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Di cosa parliamo oggi? L'avete visto nel titolo? Questa bellissima robettina qua, tutta roba recover. Abbiamo una fondina cosciale aperta, quindi che vi permette di prendere la vostra Glock, equipaggiarla con quello che volete e attaccarla lateralmente senza avere tutti degli inghippi nel caso ci mettiate degli accessori. Troviamo il kit di conversione per trasformare la vostra pistola in una piccola mitraglietta barra carabina e un altro paio di cose molto molto interessanti di recover unita a un pochino Secutor Arms. Prima di partire, come al solito però, sigla. Nello scorso video mi hanno detto che vi dà fastidio che io non guardi in camera. Peggio per voi, perché giro i video da soli, devo controllare che la videocamera mi stia mettendo a fuoco, quindi non guardo qui, ma guardo lì. Non qui, lì. Non qui, lì. E mi serve per vedere appunto se sono a fuoco o meno, controllare i valori dell'audio, bla bla bla. Quindi mi dispiace, ma se vi dà fastidio attaccatevi al posto. Forse è un po' troppo così. Finito con le sciocchezze, passiamo al video. Ecco quello di cui parleremo oggi. Visto questo controcampo mentre io rimango qui? Perfetto. Quello di cui parliamo però sono effettivamente tre oggetti diversi. Uno, il kit calcio e pistola con imbragatura per la pistola di questo tipo qua. Sempre della Recover, tra l'altro viene prodotta a Israele. Non dirò nulla su Israele. Non provateci. E che permette di trasformare la vostra Glock per l'appunto in una Glock col calcio che può essere anche andato ad abbattere. Ne avevo parlato brevemente nel video sulle Glock che ho fatto di Secutor, lo trovate linkato in descrizione se vi interessa, e questo è uno. L'altra cosa di cui andiamo a parlare è invece il solo kit, quindi semplicemente l'impalcatura da montare intorno alla vostra pistola, e visto che lo state già chiedendo, sì, è probabilmente compatibile con la vostra Glock, ma no, non ne parliamo adesso, ve ne parlo dopo. E infine ovviamente andremo a parlare del la fondina. Sì, questa è una fondina. Guardate che bellina. Super. Super slim. Tra l'altro questo attacco qui è compatibile con altri tipi di fondina di questo tipo, quindi se ne volete poi andare a modificare l'attacco, lo volete mettere un pochino più basso il resto, si può fare. Ma ne parliamo dopo. Adesso quello che mi preme è parlarvi prima del kit. Ma ne parliamo dopo. Adesso partiamo parlando del kit completo. Pistola e calcio. Combinazione ovviamente Glock più calcio. Quella che avete qui è una Glock number 3 Dualton di Secutor, già montata, che vi arriva quindi già equipaggiata con tutto questo bellissimo insieme di robe, molto ben fatta a mio parere, e soprattutto costa un pochino meno che acquistare pistola e tutta questa bella impalcatura a parte. Quindi se volete, dovete prendere una pistola e il resto e volete partire con qualcosa di molto interessante, vi consiglierei di buttarvi direttamente su questo accrocchio qui. Vi faccio vedere da vicino la pistola perché personalmente è veramente molto bella. Ovviamente troviamo il numero 3 in romano, sì, quello è un 3, non è un 111. Troviamo la scrittina SPQR e come vedete qui c'è uno dei primi accessori che andiamo noi a montare sulla pistola, che sono in confezione. Infatti notiamo che c'è il loghino della Recover proprio qui sopra, che ci permette appunto di andare a scarrellare in maniera semplice. La pistola è molto bella, spara molto bene, è ovviamente a CO2 come la maggior parte delle pistole di Secutor. Ha già dentro un gommino Maple Leaf come le altre sorellone di questa famiglia e spara veramente molto bene. A mio parere se la contende con le Glock 17 Gen 5 Umarex, mia pistola preferita. Me lo chiedete sempre? Glock 17 Gen 5. Taggate in descrizione. Veramente tanta roba, se devo essere sincero. Ovviamente alcuni di voi si potrebbero chiedere come si fa a premere comodamente il tasto di sgancio del carrello nel momento nel quale la pistola rimane bloccata così, e la risposta è molto semplice. Nel momento nel quale andiamo a inserire un nuovo caricatore, quindi abbiamo finito il caricatore, la pistola si blocca in questa posizione, quindi a carrello aperto. Nel momento nel quale andiamo a mettere dentro un caricatore nuovo con dentro effettivamente i pallini, basta tirare indietro. Questo si blocca in questa maniera qui e noi basta tirare indietro e questo si va a chiudere senza dover per forza usare il tasto di rilascio del carrello. Ovviamente, quali sono i vantaggi di avere questa impugnatura? Punto 1. Il puntamento. Avendo un sistema di allineamento che punta sulla spalla, se avete difficoltà nel trovare le tacche di mira puntando normalmente, andando in puntamento con la pistola, questa è una soluzione molto molto semplice, perché ovviamente andiamo ad allineare perfettamente l'occhio. Neanche da dire, la cosa in realtà più importante di avere un calcio estendibile e ovviamente anche abbattibile. Con estendibile non intendo che si può andare a regolare in lunghezza, ma semplicemente che si può aprire e chiudere come una porta, è la stabilità del tiro e ovviamente anche
la facilità di utilizzo della pistola, perché non avremo uno swaying, ovvero quando andiamo in puntamento, così la pistola andrà un minimo a muoversi, soprattutto col rinculo, utilizzando il calcio e scaricando parte del rinculo della pistola e tenendola anche più ferma, saremo più precisi. Se ve lo state chiedendo, potete sparare perfettamente anche con il calcio chiuso, se magari vi trovate in una situazione dove la volete tenere più vicino al corpo e sparare in maniera più comoda, e non c'è neanche il pericolo di tirarsi il carrello in faccia, perché ovviamente c'è una guida che lo va a bloccare, quindi non sparateci ovviamente così, ma in ogni caso, anche se la tenete più vicina, siete sicuri che non parta nulla, anche se spero che non poniate la pistola di fianco all'occhio per sparare. Quindi volendo riuscite a impugnarla perfettamente nella stessa maniera. Attenzione, perché se siete invece mancini non avete lo spazio per tenere le mani da quest'altra parte. La potete impugnare comodamente solo da una parte, altrimenti dovete prendere un altro tipo di impugnatura, prenderla più bassa o appoggiare il dito su parte del calcio. Un altro bel vantaggio è che non andiamo a perdere il ris inferiore della pistola, perché lo troviamo giusto qui sotto. Quindi possiamo comunque andare a montare una torcia, un'impugnatura, quello che è, e andare a migliorare la pistola con accessori che ci tirano. Una cosa molto interessante di questa Glock, per cui personalmente la consiglio con questo kit, è il fatto che, svitando queste due brugoline giusto sotto SPQR, possiamo direttamente andare a montare un mirino senza dover per forza andare a comprare adattatori, placche e resto. È già stata pensata per montare direttamente un mini dot sopra, quindi viene già molto figa, perché vi basta montarci un mirino e un'impugnatura e possiamo già trasformarla in una robina molto interessante a mio parere. E lo faccio io il Rage War. Ho detto al contrario. Piccola parentesi, War per questo video purtroppo non ci sarà, quindi mi occuperò io di fare il War Rage. Quindi man mano che finisco questi tre cose da descrivere, vi dico un paio di robe che secondo me potevano essere fatte meglio. Prima di tutto, questo kit mi piace molto. L'unico piccolo peccato è che possiamo attaccare il mirino direttamente lì. È comoda perché troviamo tutte le slittine che si possono andare ad attivare. La filettatura di questa Glock permette di andare a montare direttamente un silenziatore, perché questo lo possiamo andare a togliere facilmente. Possiamo andare ad attaccare un impugnatura o quello che vogliamo qua sotto, ma essendo a CO2 il caricatore è questo. Non possiamo andare a montare un caricatore allungato, che renderebbe la pistola molto più simile a una mitragliette, quindi giustificherebbe tutto questo calcio, perché effettivamente andiamo a sparare molti più colpi. Non è possibile, perché i caricatori per queste sono ovviamente standard e devono essere questi qui, essendo, ripeto, a CO2, sono vuoti dentro. Piccolo peccato, devo dire che però è stata comunque allungato leggermente grazie a questa impugnatura bella, tra l'altro riprende il colore del carrello, che è per l'appunto tan, mentre l'impugnatura è nera, fa la sua bella figura, mi piace la cromia, mi piace la copiata, l'unica piccola pecca, a mio parere, è quella lì. Adesso però mettiamo da parte la Wombo Combo di pistola più calcio e parliamo solamente del calcio. Per mia comodità non andrò a tirar fuori quello che c'è nella scatola, in quanto è lo stesso montato qui, però vi voglio parlare di un paio di cose interessanti. Partiamo dal nome di questo affare, si chiama 2020N. Il modello Corvus 3 è calcio più pistola fatto da Secutor, ma solamente il calcio è prodotto da Recover per l'appunto, che si occupa di produrre solamente questo, che si chiama per l'appunto 2020N, chiamatelo come cacchio volete. Devo dire che è fatto veramente molto bene, si adatta a ben 20 tipi di Glock, perché si blocca esattamente qui su il paragrilletto frontale, in questo punto qui, quindi tendenzialmente tutte le Glock sono adatte a montarci sopra, quindi non è compatibile solo con Glock Secutor, ovviamente. In confezione vi viene fornito, come vi avevo fatto vedere, questo facilitatore di sliding, in modo tale da poter incamerare il primo colpo, e poi ripeto, se anche non riuscite a toccare il tastino di rilascio, vi basta tirare indietro e questo si va a chiudere. C'è neanche un altro che invece non dovete tirare dal lato, ma potete tirare da sopra. Carino, io sinceramente preferisco questo perché non mi va a rompere le balle col puntamento o altre robe. Ovviamente una cosa che adoro è il fatto che si possa ovviamente abbattere, rimanga fermo, perché c'è un dentino in questa parte qui che mi permette di usare la pistola senza il calcio per l'appunto, e ovviamente posso andarlo ad aprire e bloccare qui. È molto solido, ovvero che non si muove in nessun modo la pistola all'interno. Non so come impugnarlo senza il grip frontale, quindi la rimetto qui. Molti dicono è troppo vicina alla mia faccia quando vado in puntamento. In realtà io trovo che sia molto simile al puntamento che ho sui fucili. Chiaramente non è regolabile in lunghezza, quindi una volta che entro in puntamento
devo tenere io magari la faccia un po' più indietro. Personalmente non ho problemi di puntamento con questo affare, ho anche provato a fare un pochino di drills per effettivamente controllare la comodità della cosa e non mi è dispiaciuto. L'unica piccola pecca è che c'è questo dentino qui nel calcio, quindi ogni tanto si può appendere se avete tanta attrezzatura alla roba. Devo dire che però è comodo, non mi è assolutamente dispiaciuto, ho apprezzato anche le forme e tutto il resto. Trovo che come loghi non ci sia molto da dire, sono molto naturali, diciamo che ci sta bene forse la Glock Secutor dentro che gli dà un po' di carattere. Molto comodo per l'appunto. Uniche robe che ho da ridire su questo affare è che serve la sua fondina, perché ovviamente non potete mettere dentro la pistola così, ma nella maggior parte delle fondine soft air non potete metterla dentro con la torcia, quindi non so di cosa vi stiate lamentando. In realtà unica roba che lamento davvero è il fatto che se sparo con la mano destra e la sinistra di supporto tutti i santi aiutano, ma se, come mi capita di fare, perché sì, sparo anche con la pistola cambiando mano per comodità mia, questa mano qui, se fosse una pistola vera, non troverebbe un grip molto favorevole, in quanto dovrebbe appoggiarsi qui di lato, non farebbe una presa solida una mano sotto l'altra e andrebbe a rompere le palle come posizionamento. Sono sicuro che ci sia qualcuno che spara con armi vere che mi dirà: no, se metti le mani dentro un alo di quel tipo puoi risolvere il problema. Scherzi a parte, scrivetemelo se sapete se c'è una presa particolare che permetta di gripparla meglio. Io al momento non ne ho trovata una proprio comfortable, di quelle standard perlomeno. Parliamo della fondina, che è praticamente essenziale se la comprate, ma spoiler, può essere comprata da sola. Cioè la pistola senza fondina non la potete mettere in fondina se ci mettete il kit, ma la fondina la potete comprare da sola. Adesso la faccio vedere. Eccola qui, la nostra stupenda fondina. È sostanzialmente una clip di quelle per chiudere i sacchetti, cioè la pistola viene infilata qui e si blocca. Ve lo faccio vedere. Ovviamente a calcio chiuso, se no girate con un calcio gigantesco addosso ed è spiacevole. La pistola si blocca in questa maniera. Come vedete rimane bloccata, io la sto muovendo ovviamente al contrario, e non esce. Non ha il tasto di sblocco, quindi ci basta andare a premere noi per andarla a sfilare, e simile alla pistola va a bloccarsi giusto qui, in questa parte qui, che è per l'appunto bucata. Eccola lì. E la pistola rimane bloccata così, poi ci basta tirare. Personalmente ho un paio di cose da dire su questa fondina. Allora, primo grandissimo pregio è che in confezione insieme alla fondina vi viene fornito non tutto il calcio, ovviamente, ma un attacco, questo qui. Viene fornito questo attacco, fuoco, gentilmente, questo attacco che come vedete è la stessa parte del calcio o impalcatura per pistola di prima che si attacca davanti al grilletto, nel paragrilletto per l'appunto, che vi permette quindi di andare a, eccola qua, attaccare la pistola. Quindi volendo questa fondina è già compatibile con la vostra Glock senza dover per forza andare a comprare tutto quell'ambaradam di robe lì. Questo perché è molto importante? Perché se cercate una fondina che vi permette di tenere gli accessori sulla pistola senza andare a spendere un boato come ho fatto io comprando roba radar, quindi roba da arma vera, c'è questa che attacca semplicemente di lato e poi dopo la potete andare a rimuovere. Tra l'altro cosa molto figa è ambidestra, infatti se io metto questo attacco con il riso rivolto da questa parte, quindi sostanzialmente a sinistra, si incastra perfettamente. Se io invece lo giro da quest'altra parte qui e lo attacco in questa maniera, quindi la pistola sarebbe inserita così, lo dovrei andare a estrarre appunto sulla destra, la fondina funziona nello stesso identico modo. Molto fico. Personalmente non me l'aspettavo, pensavo che ti vendessero solamente questa affare qui, invece è già una fondina completamente funzionale da sola. Chapeau, davvero. Chapeau. Ovviamente questo lo potete andare a montare su un'altra pistola e avere una fondina che funziona con due tipi di Glock. Su una magari montate il calcio, sull'altra invece tenete solamente questo. Sulla fondina sinceramente non ho niente di male da dire, perché è veramente molto figa. Forse l'unica cosa che è che ha un attacco che, se noi andiamo a prendere questo affare e ci montiamo effettivamente il calcio, viene molto su. Ve lo faccio vedere così. Se io adesso andassi ad attaccare la pistola qui, come vedete con questo tipo di attacco è molto su, quindi quando mi vado a piegare di lato questa mi si pianta direttamente nel fianco. Un tipo di pistola così andrebbe portata un pochino più giù, ma il buon Red viene in vostro soccorso. Infatti questa fondina qui, o meglio questa parte qui di questa fondina qui, quindi la parte che si attacca alla vostra cintura, è sostituibile perché è compatibile con quelle dell'Amamax e della SeaTac, quindi volendo si trovano dei ricambi, quindi aftermarket potete prendere, se vi dà veramente tanto fastidio, una parte che si attacca appunto alla cintura un pochino più bassa
basso, magari con un anello e con un elastico di ritenzione per bloccarla alla gamba, in quanto la pistola più calcio può venire a pesare qualcosa, e siete a posto. Sostanzialmente è lo stesso tipo di una fondina cosciale da MP7, uguale. Devo dire che è molto figo e soprattutto comodo, perché avere un tipo di fondina che vi permette di agganciare la pistola di lato va a risolvere tantissimi problemi, tipo non posso metterci il mirino perché non mi entra in fondina, non posso metterci una torcia sotto la pistola perché non mi entra in fondina, non posso metterci questo e quest'altro, addirittura se cambio torcia magari non ci sta più nella fondina che avevo prima, vi basta sganciare una vite con una chiave a brugola e andare a montare su un'altra Glock, quindi potete avere anche più tipi di Glock equipaggiate diverse e sempre la stessa fondina. Siamo arrivati in fondo? Tutti qui ancora? Siete contenti, pimpanti? Ottimo! Una piccola conclusione finale, poi stacco qui perché il video sta venendo veramente molto lungo. Trovo personalmente che tutto questo ambaradam di cose sia veramente molto interessante, a partire da pistola più ovviamente calcio, a solo il calcio, a fondina. In generale trovo che la fondina sia la cosa più interessante di tutte, perché se anche non vi interessa questo calcio, questa impalcatura, e vi serve qualcosa di un pochino più leggero, possiate comunque andare ad adattare la stragrande maggioranza delle Glock e montarci sopra gli accessori, come ho detto 200 volte. Cosa che però è essenziale, soprattutto se giocate a livelli un pochino più agonistici e soprattutto se giocate in urbano, dove la pistola è essenziale, anche se molti lo rifiutano categoricamente. Non è così, bisogna imparare ad utilizzarla. Il kit e basta è molto utile perché potete metterci dentro ovviamente una Glock che abbia disponibili i caricatori lunghi, quindi trasformarla in una specie di SMG, una mitraglietta appunto su base Glock, molto interessante, molto sexy a mio avviso, e poi il kit completo è il kit completo di cui vi ho parlato già in due video con questo, quindi possiamo tagliarla qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, trovate i link di tutto quello di cui ho parlato in descrizione, compresi anche il sito Monopoly Soft Air, che è il negozio ovviamente che mi sponsorizza e mi permette di fare questi incredibili video. Tutta questa roba è sua, magari fosse mia. E allo stesso tempo trovate anche il mio Instagram e quello del negozio. Pubblichiamo un sacco di cagate. Il mio Instagram è quello veramente per le scelte. Sul negozio trovate le foto di questa stupenda Glock che avete visto oggi, con tutti i particolari. Quindi, visto che non ve l'ho portata super vicino sempre, trovate la roba lì. Andate a farci un salto, anche perché le foto le faccio io, e mettetemi un bel like. Detto ciò, io vi ringrazio. Vi ricordo di passare anche da TikTok. Abbiamo TikTok. Non ditelo a nessuno. Io vi auguro un ottimo e splendido sabato. Vi ricordo di mangiare tanto, fare esercizi e andare a giocare a Soft Air. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo in un nuovo incredibile video. Stay hungry!